Mi dispiace di non vedere qua presente qualcuno che si dice interessato alla storia nostra. Non è presente. Non ci vedo qui, ma riesco a scrutare ancora. E allora non mi dicessero che sono interessati. Perché o si mettono nella mia condizione di non poter uscire. Eppure di uscire oggi. O non dicessero che si interessa di storia patria, che non esiste. Si hanno notizie, sindaco, contemporanee e contestuali, sia del borgo, con un arciprete ed un clero, sia del casale. Quindi non esiste un sinecismo tra queste due entità demiche. Voi discendete dai monaci, beati voi. Io preferisco vedere i miei antenati discendere dai fiorentinesi che hanno avuto l'onore e il privilegio di raccogliere l'ultima eredità dell'ultimo vento di soave, dell'ultimo imperatore, dice Dante, di Federico II. Detto questo, devo fare una breve premessa, io non sarei stato qui oggi. Non esco, cerco di non avere contatti se non altri che con me stesso. Però un giorno ricevetti una telefonata sul numero fisso di casa. Generalmente chi telefona a quel numero è per le reclame, a cui io rispondo per le rime. E stavo per rispondere per le rime. Chi sei tu? Sono la dottoressa Lascio. Ne so quando prima. Chi ti ha dato questo numero? Quando interromperò questa conversazione, mi farò i conti con chi ha dato il mio numero. Comunque, che vuoi dire a questo povero vecchio? Grano Saragoglio. Avremo un convegno tra le università di Foggia, di Napoli e di Palermo. Vedo, questo lo so, ho sentito io, ho sentito bene. Vorremmo qualche altra notizia. Di notizie ne ho, però oggi come oggi stento ad aprire il mio archivio, anche perché non ho chi mi aiuti. Mi ha solleticata, che ci tengo a Torre Maggiore. E vado radunando le fronde sparse. Qui da altre notizie su Grano Saragolla. Io ho usato Saragolla perché la signora Lascio ha
lo stesso documento, bisogna saperlo leggere, interviene tre volte. Saragolli, Saragollo, Saragolla. Dunque, sta a me capire che cosa significa. Purtroppo lui, Plinio il Vecchio direbbe, ne ultra crepidam, ognuno deve fare il proprio mestiere. Io non capisco niente di grano e non voglio capire. Ma la lingua italiana spetta a me usarla. E come usarla? Qualcosa di vivo, ma anche qualcosa di stabile. Per noi cambiare un termine significa perdere una causa. Va bene, ho pensato immediatamente che da parte di una mia amica c'era interesse ai simulacri del Cristo morto. Ho detto non sono due, uno carbonizzato e l'altro che si porta in processione il venerdì santo, sono tre, che il prototipo, che è il più interessante, perché è collegato al grano Saragollo, l'amica mia, Salà, voleva sapere dove sta, quando lo dico. Lo saprà, ma perché? Perché gli interessati alla storia, alla cronaca del nostro borgo natio, evidentemente non vanno quello che io ho fatto da giovane, non guardavo solo le ragazze. Me ne andavo girando per le chiese guardando qualcuna, la voglio ricordare per nome, Fernanda Sacco. Mi ha redarguito, dice tu a un certo momento cadrai e ti farai male perché vai guardando sempre i cornicioni, le case degli altri, sì, cadrò. Ma ci dobbiamo interessare dei luoghi dove viviamo. Perché anche il grano, anche l'olio, anche il vino, anche l'acquata va contestualizzato, tutto va contestualizzato, altrimenti non c'è. Riuscite a sentirmi? Sì. Molto bene. Quindi facciamo la mia questa roba. Cristo morto, che è quello più importante, Isabella diceva non mi piace quando quello bruciato, e io le dico pubblicamente, come fai tu a giudicare quello bruciato se non hai tutti i tratti di quello bruciato? Tu sai che noi polemizziamo, se no non potremmo vivere. Comunque è il prototipo, perché sia il primo che il secondo vengono dalla stessa bottega, pagati, si può dire, con gli stessi soldi, con la stessa moneta, proveniente forse
Porsche, senza Porsche, dal grano Saragomo. Perché? Un'altra premessa, no, sto divagando con le premesse, poi arriviamo da è divertito, sentiamo, arriveremo al corso principale. Il Sandro, noi li immaginiamo come gran signore in carrozza, distaccati dalla vita quotidiana, niente di più falso. È falso. Commerciavano in vino, commerciavano in grano, non commerciavano in olio, perché l'olio non esisteva. Esisteva, ma in una quantità sacrale, era il crisma. Conosciamo l'esistenza della Torre Maggiore proprio per l'olio, perché a un certo punto viene detto, descrivendo Fiorentino, per la strada di Torre Maggiore si trovano degli olivetti, eccetera, eccetera, eccetera. I Desandro non avevano la sala del trono, non potevano averla né per legge né per posizione, non gliene importava, non voglio dire non gliene fregava, non gliene importava niente. Del trono. A loro interessavano la peculia. Non è una cosa solo di oggi. Non è che interessa soltanto ai presenti la peculia, interessava anche i desandri. Molto di più, perché chi ne ha molta riesce a valutarla. Chi ne ha poco, non ne ha. E allora non avevano né le udienze, non potevano avere le udienze. Dovremmo fermarci un attimo a pensare che cos'è il feudo e il feudalesimo e i feudatari. Che cos'è il feudo, sindaco? Che cos'è? Un piccolo regno da gestire. Eh? Un piccolo regno da gestire. Ah, avessi. Non è vero per niente. Perché? Perché tutti quanti, no, ma non sei solo tu, siamo tutti qua presenti che pensano questo. Quando si concedeva il feudo, si concedeva solo una cosa, non il territorio, ma la possibilità di giudicare i giudici di minore entità. Questo è il feudo, non l'alta giustizia. E si vendeva la giustizia. Però il re, dal tempo degli Angioini, ma molto di più gli aragonesi, perché più si estendevano i feudi, più sentivano la necessità di legiferare sulla materia. Si sono accorti che i feudatari non conoscevano il diritto e hanno imposto ai feudatari l'alunno se ne scappa. Che il feudatario era costretto a nominarsi un governatore che conoscesse il diritto. Gli ultimi governatori a Torre Maggiore furono i Borrelli e Andrés. La giustizia, quindi non era sala delle udienze quella, ma vediamo che cosa era. Non era sala del trono, perché non avevano né diritto, avevano soltanto quel diritto. La giustizia veniva esercitata a Torre Maggiore, anche per rimanere qua,
nel luogo dove oggi, anzi non dove prima, Piazza Agostino Scorza, le carceri. Quella era la cancelleria dove si amministrava la giustizia. Perché i disabili non è che facevano entrare, che facessero entrare in casa propria gli estranei, specialmente se biforti, necessitanti di avere giustizia, e di povera gente, no. Erano sempre circostanti. E comunque quello era il posto dove si amministrava la giustizia, nella cancelleria. E allora, e questi erano i saloni delle feste. Qualcuno, se siete intelligenti, capirete chi. Soffrendo di certe sindromi, ha pensato di alzare la propria, la vittima guarda sempre alla cucina, al carreccio. Questo lo vediamo al tempo di Esiodo. È stato sempre così. È stata creata addirittura per il carnefice il termine ibris, iubris, il restitores. La vittima ama il carnefice. Quando? Quelli che sono stati vittime hanno amato il disabile fino al punto di dire avevano il trono. Niente di più falso e niente di più contrastante al progresso psicologico dei popoli. Non avevano né il trono né le udienze. Facevano le feste, si portavano le donne quando hanno sbagliato nella scelta delle donne, il papà di Raimondo ha fatto terminare la famiglia, il papà. Da allora si è precipitato la famiglia di Sacro. Ha sbagliato a scegliere certe donne e portarsele qua. Sta scritto. Detto questo è tutta una prosina. Scendendo nei particolari, il primo a commerciare il grano è stato Giovanni Francesco, nato nel 1587, ho preso degli appunti ma non li leggo, se mi sbaglio qualche anno lui non riuscirete a correggermi. E se per caso voleste correggermi, perché avete qualche libretto in mano, io vi dimostrerò che lo sbaglietto sempre. Nel 1587 nasce questo Giovanni Francesco, il quale comincia lui e la moglie a commerciare in grano. Dopodiché, per fare carriera, se ne va in Africa a combattere la guerra di Tripoli. Comunque, quello che succede oggi è successo anche prima. E se ne ritorna con un bel male, io pensavo che fosse sipilide, invece no. Sta scritto sulla, che dice, sulla lapide nella Pietatella a Napoli, preso in Africa, preso il mal d'Africa e la mosca Tsetse. È arrivato qua e ha avuto la disgrazia di vivere. Quindi nato nel 1586. A 40 anni è capitato un bel terremoto, ogni tanto ci vogliono. Il famoso terremoto, il famigerato terremoto del 30 luglio 1627, certo. Che vide atterrate Torre Maggiore, San Severo e San Paolo, tutte le terre circostanti. Lui si prodigò molto
è la ricostruzione del Torre Maggiore, è di San Severo. Dovevo premettere quello che vi dico, io lo desumo sia da pubblicazioni delle legne e sia da documenti dell'Archivio di Stato di Poggio, di Lucina, di Napoli e mio. Oggi posso dire è mio. Oh, chi l'avrà? Non lo so. Perché non credo che con un direttore maggiore sono meriti, insomma, sia ben chiaro. Ma tu non sei con un direttore maggiore. Tu sei il dottore di cuore. Oggi sei sì. Prima del tempo, se ho perso tempo. Dopo, non lo so, ma dopo io non ci sarò. E quindi i conti sono chiusi. Giovanni Francesco doveva pagare, secondo il vescovo dell'epoca, voi non vi comprite qua, eppure là, voi l'avete fatto, ma la locandina che cacchio è, no. E non sono interessati ai situati sacri, sono interessati solo ai soldi, ha capito? Non c'è. È sabato santo, sono un po' impegnato. Ma l'uno, che si dicono ministri, povero Papa Francesco, la voglia parlare. E come anche lui è stato opprimere come gli altri. Andiamo avanti. Il vescovo Venturi, tu devi pagare, questo nel 1627, devi pagare le decine. Sì, le decine su che cosa? Sui territori demaniali o sui territori privati, un altro nome, territori privati. Su quelli demaniali no. No, tu paghi su tutto, no. Allora fisse sulle porte di questo palazzo i cenoloni, così sia, così noi diremmo gli estratti catastali. Il vescovo l'ha scomunicato. Muore nel 1628, mese di maggio. Una grande diatriba finita davanti al Papa, con la quale si è fatta una transazione, 200 ducati l'anno, da dividersi tra il vescovo, capitolo di San Severo, chiesa di San Vigore e Torre Maggiore, chiesa di Santa Maria di Torre Maggiore. Naturalmente il vescovo ha dovuto cambiare aria, cioè ha dovuto ritornare a casa sua immediatamente, perché se l'era presa con il nipote dell'arcivescovo di Benevento, patriarca d'Alessandria, che era Alessandro Le Sacro, zio dello scomunicato. Quindi pure loro trovano qualcuno sempre che può fermarlo. Altra parentesi. Muore nel 1628, mese di maggio. Per dimostrarvi i falsi storici che esistono anche in questo castello, nella cappella sola, fatto da me, posso solo. Ho creduto nell'onestà intellettuale del prossimo. Raimondo, e qua studiate un po' Raimondo, noi abbiamo due personaggi, uno che è nato e uno che è morto.
tutte e due orfani di madre, perciò tutte e due grandi, perché la presenza materna è necessaria. Altrimenti devi sviluppare in una maniera, quasi puro psicologo, particolare la tua personalità. Ti devi difendere, stai senza madre. La madre è la difesa morale. Federico II ha perduto la madre a 3 anni, Raimondo ha perduto la madre a meno di 1 anno. Raimondo in corse poiché voleva lo sviluppo, sì, è una brava persona alla fine, capì però che al suo tempo era necessario per aiutare gli altri iscriversi alla massoneria. Raimondo non si iscrisse, Raimondo fondò la massoneria nel Palazzo Lavigna, dopo parleremo di Lavigna perché è il documento che lei ha proiettato. Scomunicato, chiese perdono, gli venne revocata la sua madre, ma visse tutta la sua vita nel terrore della scomunica, nel terrore di chi poteva irrogare la scomunica. Chi erano? Per cui arrivò a questo punto, passo storico, se voi andate nella Cappella San Severo a Napoli, il professore Papi all'aula terza, quando cominciava si chiudevano le porte e anche se dovevi fare la pipì non potevi andare, che non hai il diritto di distrarmi. Io sono, chi sono io? Mario Lune, non Mario, che Mario sono solo per mia moglie, per voi sono Mario Chiude, questo è molto dico pure a te. Una minaccia. Chi possiede il nome, possiede chi porta il nome. Dopo faccio ti chiamavo. Andiamo avanti. Sulla epigrafe funeraria di Giovan Francesco di Sandro, la data che ha fatto apporre la data di morto è mese di maggio 1627. Poiché fu scomunicato a novembre del 27 e morì a maggio del 28, quel periodo Raimondo l'ha cancellato. Non c'è necessità di far capire il perché. Si viveva in questo mondo, anche Raimondo. Questo Giovanni Francesco comincia a commerciare in grano. Muore, gli succede il figlio Paolo, nato nel 1609. Lui 1587. Riesco a ricordare non le date senza leggerle. Questo Paolo è un personaggio molto importante. Venne nominato, morì, lo dico subito, 1600. Morì nel 1636, 27 anni, aveva fatto 5 figli già.
con Cecilia Gaetan. La famiglia Gaetani entra molte volte nella casa di sangue. La mamma di Raimondo era una Gaetani. Comincia a commerciare in grano. Viene così stimato da essere nominato all'età di 22 anni, questo lo scrivo qua. Tu non ce l'hai? No, non lo dico. Non te mai sapevo. Mi schiaccio un po'. Commissario di campagna, campagna nel senso della campagna, viceré del viceré, perché per la persecuzione del brigandato, niente di nuovo sotto il sole, stavano i briganti, questo Paolo De Sangro a 22 anni, prendeva i briganti e li faceva squartare, dopo di averli messo alla ruota e impiccati per i piedi, alla fine quattro cavalli, quattro parti il corpo, la parte che conteneva la testa si metteva alle porte del paese di nascita. Qua c'è una piccola nota dove mi sono soffermato su questo punto. Paolo lascia 5 figli. La prima è Isabella, il secondo, no, la seconda ha fatto prima 3 femmine, dopo dei gemelli Emanuele e Giovanni Francesco. Emanuele muore alla nascita, Giovanni Francesco diventerà il principe di San Severino, ma ha 3 anni quando muore il padre. La madre, il padre si trovava in Spagna per essere promosso grande di prima classe, 1636, quando gli perviene la notizia che la moglie sta malissimo. Mentre la moglie muore, lui arriva in Italia e a Troia muore pure lui. Questi 5 bambini restano senza genitori, vengono affidati dal re a un balio, sarebbe il tutore dei nobili, i nobili hanno il titolo di pupilli, e se ne vanno dai marchesi di San Lucido a San Lucido in Calabria. Il feudo viene arrendato, viene dato a Giovanni Lavigna. Ecco, siamo arrivati, perché con Giovanni Lavigna noi conosciamo il termine Saragollo. A proprietà di De Sangro, non amministrato, era arrendamento, si diceva. Non era stato nominato dai De Sangro, ma dal re. Quindi, pertanto che questi vivono in minore età, tu amministrerai il feudo, tutto, ma non potrai venire in casa di De Sangro. Per cui Giovanni Lavigna si costruisce l'unico stabile che io definisco palazzo a Torre Maggiore, a via Cavour, attuale casa di ricovero degli anziani. Se si prepara nella chiesa di Santa Maria la propria tomba, in quella che era la cappella della Concezione, sarebbe la cappella a sinistra, quella che inventa quella oggi del Sacramento, prima di San Sabino, oggi è diventata una specie di sagrestia. Con un passaggio sotterraneo dal palazzo suo alla chiesa di Santa Maria. Così come il De Sangro, il palazzo,
passaggio sotterraneo da qua alla chiesa, alla cappella, alla chiesa di Santa Lucia, oggi cappella del Rosario, nella chiesa di Santa Lucia. Commercio in grano, va molto bene, e fa sposare la figlia Isabella, seconda Isabella. Ammanzi a un nobile abruzzese per il quale si porterà il grano Saragona in Abruzzo. Che ha avuto venire. No, no, sono io che comincio. Io già ho sforato i 20 minuti. E ancora non l'uomo, ancora non cominciamo. Qui quindi dirà, ci vedremo tra un mese e mezzo. A Dio piacendo, a Dio piacendo, beh. Participio presente, non c'è. Dunque, commercia e commercio con Napoli, i contratti sono stati già pubblicati, quindi non ve lo consiglio, anche se voi questo non lo avete. Ma qualche copia posso, l'assessore diceva la ristampiamo. Gli ho detto al sindaco, io ho 86 anni, ho il dovere di essere chiaro, gli ho detto, ho un lavoro, per quale dovete essere voi a interessare. Il titolo che ho dato è Cristiani d'Oriente in Puglia d'Acqua. Sono un paese. Naturalmente io ho cominciato il tutto, perdonate l'inciso, ma sto parlando un po' con il sindaco. Se lo stancate peggio per lui. Partendo dall'icona che si trova nella chiesa di Roma. Sono 1000 pagine, delle quali 550, diciamo, tecnicamente si dice di comento con una M, e 450 di fonti, i documenti, i metodi. Allora, sì, per lavoro sta bene dove sta. Chi avrà il piacere, l'onore e il peso? Naturalmente io penso di morire prima di mia moglie, quindi si deve fare i conti con mia moglie. Di avere il mio computer, avrà pure quello. Se verrà pubblicato, Antonello mi dice ieri, dice, ma noi lo pubblichiamo come? Puglia Digital Libri. Andrei, a me mi piace la carta. Per cui io già ho dato a qualcuno, a due persone, come al solito non faccio più, a Walter Scudero e a Ciro Panzuna. Non l'ho detto, perché forse ho sbagliato. Ma viviamo di errori, non viviamo di certezze. Soltanto però che i signori che l'hanno avuto, hanno avuto l'edizione mia del 2015. Io fino al 2021, che per me è una data crinale nella mia vita, ho continuato. Loro non ce l'hanno, ci dice perché non me lo dai, no, tu non hai avuto niente.
già bello un egoista, tu avrai quel, no, niente. Non l'ha prescritto nessun medico. Allora, la società di storia patria per la Puglia con la quale ha fatto il tuo articolo, perché sennò ha colpato il suo telefono a parte e dico che c'è la carta. Ma adesso ci vogliono 1000 pagine, 500 copie. 10.000 euro. Basta che ogni comune, ci voglio dire, se ne prende 20 di copie, 2 per 9, 18, 200, e poi restano 300. A chi se ne dona? A me. Non è che voi il diritto d'autore. Il saggio che c'è la roba che ha detto. O forse lo so. Ma non dipenderà da me. Dipende da chi resta sempre. Te faccio dire. Allora, non se n'è fatto niente. La signoria vostra ha dato incarico a Ciro, è vero, ma ricordo buono o socio-comunista? No, non è. Tanti Ciro, io gli ho dato la copia, ecco perché ti ho fatto male. Perché lui nel terzo volume della storia di Torre Maggiore, perdonate l'ironia, ma l'ironia fa parte delle categorie aristoteliche, lui mi cita. E ci sarà l'uso che nessuno deve, e non è giusto, ma a colpa di amici. Andiamo avanti. Allora, questo non si ripubblica. A Torre Maggiore si costituisce la confraternita dei morti, dei laici. Ci tenevano a dirlo perché i preti cercavano di ficcarsi dappertutto. Noi facciamo la nostra confraternita laica in chiesa. Ma pare che cosa? Sta scritto in un documento che adesso verrà proiettato. Non si riusciva a portare a deposito i cadaveri che restavano in casa. Figuratevi un po', nel 1600 le epidemie, si costituisce questa confraternita, benemerita quindi, dei morti. Mortuorum viene approvata dal vescovo, viene approvata da Roma, che la grega, non cambiando titolo, all'arciconfraternita della morte esiste in Roma, perché ogni confraternita che esiste nei paesi deve essere aggregata ad una arciconfraternita che sta a Roma, altrimenti non può nascere. Un certo Francesco Montefuscoli, amministratore generale di Giovanni Francesco De Sangro, che è tornato nei feudi quando si sposa con la cugina, in quanto ci ricordiamo che sono 5 bambini portati in Calabria da un parente
dal marchese di San Lucido, di Sangro, questo qua la prima cosa che fa dice: il mio primogenito si sposa con Isabella, con la primogenita del principe di San Severino. La mia primogenita, Giovanna, si sposa con il primogenito, con il principe di San Severino, con il bambino. All'età di 14 anni, Giovanna ne aveva 12, li fa sposare, diventano maggiorenni, quindi emancipati, tornano nel feudo, dicono a Giovanni Lavigna: oramai hai fatto i tuoi affari, tornatene. Non si sa dove va, lascia sia la tomba nella chiesa di Santa Maria, se ne va con la figlia Isabella. E Giovanni Francesco, al quale dobbiamo sia il Cristo bruciato che il Cristo non bruciato della chiesa del Carmine, della confraternita dei morti, spinto, orfano dei genitori, quindi anche lui, propenso a dare adito a sentimenti di semifanatismo. L'anima dei miei genitori si deve salvare, quello è il fanatismo. Perché si salva se tu vai a stato di Cristo morto. Si fa indurre, prima di tutto, a dare due versure delle sue tre masserie per due anni. Tre masserie. Questo è il documento. Non è che avessero solo tre masserie, ma chi scrisse il documento per ordine del re di Napoli scrisse così: le tre masserie, che in effetti le masserie che vi ho visto nel periodo erano quattro sulle quali si seminava. E con il ricavato si organizza questa confraternita e si fa il primo Cristo morto. Vogliamo cominciare, Matteo? Sì. E che si concede la confraternita dei morti. Aveva il proprio oratorio dove stava la biblioteca, mi pare che debba anche ritornare la biblioteca, sì, il vecchio palazzo municipale. A un certo punto, nel 1806, il convento dei carmelitani, il Don Maggiore, vengono soppresse la chiesa del Carmine, il convento diventa sede municipale, Piazza Massimo. La chiesa viene data alla confraternita dei morti, che se no, nella chiesa del Carmine, diciamo. Dove trova l'iconicella, la famosa iconicella albanese, che è la prima icona albanese nei nostri territori. Ecco perché è importante quella. E tutto è collegato. Allora, non ti piace. No, ma sto fatta male quella fotografia. Chi la vuole fare meglio? Perché quella l'ho fatta fare
10 giorni fa, in previsione dell'incontro di oggi, dalla madre, subito. Perché io con questi agenti, sia il nostro sacerdice pronto di mano, e non voglio imparare. Il che fece? Allora, se proprio la volete bene, andate a Cesare Carmine. E là ci sono 4 metri quadrati sacri, perché nella stessa cappellina, sopra sta un altro falso storico di Conicella, che loro chiamano la Madonna del Carmine, che ne è del Carmine, perché l'hanno fatto gli albanesi prima. E sotto sta questo Cristo morto, fatto fare con i soldi del Gran Saragoro da Giovanni Francesco De Sangro nel 1600, ma dovremmo saltare, non sentite mai me che rubrica di quella roba là. Nel 1653 questo Cristo è stato fatto a Napoli. Boh, sarebbe bello pubblicare, perché di Ramati di Porta Curi la numero è stato fatto a Napoli ed è stato portato a Torre Maggiore. Quantunque il principe abbia messo a disposizione 2 mulini per portarlo con una lettiga, le strade non consentivano il passaggio e sono stati presi 9 bastasi, questo termine ho visto che non lo conoscete. Lo conoscevo. Mia nonna lo usava quando volevo rimproverare qualcuno. Ti amo, cosa vuoi essere? È vero? Quattro, più anziano forse se lo ricordo. Una prossima. Erano gli energumeni, nove, che a spalla da Napoli hanno portato questo Cristo morto a Torre Maggiore. Muore la moglie Giovanna De Sangro di questo individuo che si chiamava Giovanni Francesco. Ho detto individuo, ha ragione veduta. Muore la moglie, altra crisi pseudo religiosa, facciamoci un altro Cristo morto, perché qua solo Cristo che è morto ci può preservare dalla morte. E si fanno un altro Cristo morto e se lo porta nella cappella qua del castello. Nella cappella del castello sta fino al momento in cui un'altra confraternita, beh, questo lo fa vedere perché mi dispiace per voi, è la tavola 14 e 15, un'altra confraternita, sono 13 tavole, insomma, meglio così, chiede a Raimondo De Sangro: ce lo dai quel Cristo morto che hai nella tua cappella? La confraternita del Rosario. Raimondo, che stava intapparato a Napoli, scrive questa lettera che è uno dei pochissimi autografi di Raimondo De Sangro, dal quale possiamo vedere anche la sua firma, e la manda, questo è la tavola 15, giusto? E la manda, tavola 14, 16. Al magnifico Niccolò Domenico Modesti, nostro signore guardi, questa era una formula che si diceva sempre, si ripeteva sempre, quindi si metteva sotto la protezione del signore, il nostro signore guardi.
poggia per Torre Maggiore e dice, la lettera dice, va bene, se mi diassero pure a Cristo morti i confratelli, però devono essere pronti a restituirmelo ogni momento in cui io lo cito. Non l'hanno potuto chiedere più né lui né gli eredi, perché nel 1927 qualcuno, senza nulla, il fratello del nonno di persone che stanno qui dentro, Giuseppe Lariccia, non sapendo come perdere il proprio tempo, era prete. E per come esempio, questa è la storia, non è che la dice, è stato scoperto, mi dispiace che arriva. Si dice, stava là, portato, mandato da Raimondo, portato dal castello, qualcuno le è venuto in prurito da fare un presente con la corrente elettrica nel 1927, quando la corrente elettrica non era tanto maneggevole come oggi, era fatto un cortocircuito e la notte si è facendo tutta la chiesa. Insieme alla chiesa si è facendo per Gesù Cristo. Va bene? Questo è la storia. Io guardo a te. E questa è la storia. Ora, è stato fatto fare il terzo crocifisso, il terzo Cristo morto, che è quello portato, che ieri è stato portato in processione, ieri dopo pranzo, dai fratelli del prete, perché si dovevano proteggere il fratello prete, e hanno pregato un po' di eredità anche a coloro che sta sotto della mappa, ma forse anche a me, ma a me non me ne frega niente, questo lo so, perché io non so chi dare, lui lo sa chi dare. Esci di testo questo mondo, sottraendo. Non conosciamo bene, si potrebbe ricostruire oggi col computer, questo lo so, con le fattezze del Cristo carbonizzato. Tu perché non ci metti di Cristo carbonizzato? Allora, ma non vale più di tanto. A noi serve quel Cristo, primo e secondo, perché fatti con il grano Saragolo, con il ricavato anche del grano Saragolo. Ed ecco come si sposano, come si incontrano queste due evenienze. Per quanto riguarda, io lo sto seguendo, come vedete, questo qua stanotte i quattro stavo facendo un rubis e non mi serve più, ma questo è il mio carattere, chi mi conosce lo sa. Non riesco a cristallizzarmi, pur volendo, come dice da me. Allora, con il grano Saragollo noi troviamo nello stesso, la dottoressa Rasch sta vicino a me qua, alla mia sinistra, Dixit Dominus, Domino mio, sede ad estris meis. Quia bonam scabellum tu pedum tuorum inimicus tuos. Allora, no, perché in effetti io mi trovo qua. Non la conoscevo nemmeno. Non la conoscevo. Che se no. Non mi punge vaghezza, proprio per niente.
sto bene dove sto, come sto, oggi dovevo stare in Grecia. Domani è la domenica delle palme in Grecia. Comincia a sentire bene, sai? Io non sono né cattolico né ortodosso, sia ben chiaro. Non vi illudite, prego che ce ne stanno, mi dispiace. Quello non è che io dice, vuole venire il prete. Ma che tempo che da perdere? Per altre ragioni. Per altre ragioni. Io non ho tempo più da perdere con nessuno. Sto con mio figlio e mi basta. Allora, esiste, ma ce ne vedrà perché io guardo, perché posso interrompere con le cose. Chi va, chi è, ce la va, si dice che non è interessato. O dunque, quando io mi incontro a 14 o a 18, dico se tu non sei interessato, che cacchio perdi tempo a fare a venire? Non è che guarisci da qualche malattia ascoltando questo vecchio. Allora, torniamo indietro. Giovanni Lavegna commercia il Saronno. Ci stanno pubblicati qua due documenti nei quali appare tre volte questo semantema. Non voglio dire te. Saragollo, Saragolli, Saragolla. Allora, un'altra piccola premessa. Le mie condizioni in ambito storico, diciamo, tutto quanto dovremmo leggere i libri di storia, documenti, ci sta chi lo fa, chi non lo fa, chi impiega il proprio tempo in maniera migliore. Lo stesso cognome, dato al capofamiglia, per esempio, De Vittò, dato in quel periodo a una femmina della famiglia, De Vittà, ma è la stessa cosa. È sempre lo stesso grano al quale si fa riferimento. Ma in grammatica e in retorica si trova il genere e la specie. Genere grano, specie sarà. Se il grano è maschile, io faccio sempre, se il frumento è maschile, io sono tenuto grammaticalmente a far seguire il nome individuabile della specie con il genere del genere. Se è maschile quello lo faccio seguire. Oppure, io dovevo dare un titolo, vero? Qua sta scritto il Triticum Aurum. Poiché io ci tengo a non limitare la mia terra, non la mia, quella di mia madre, che è ancora più grande. Senza mia madre qua non c'è senso. Barrone delle rustica, a un certo punto, ma in qualche piccola noticina c'è, cioè, guai lì è che faccio le noticine e leggevo lì, ma proprio volutamente, perché così mi hanno insegnato. La scienza te la devi guadagnare.
che il vino di Palermo, la Campania, l'olio di Venosa, il piano da Triticum Apu. Allora, io mi sono ricordato del Triticum Apu. Triticum è maschile, o no? Accendetto. Il neutro potremmo tradurlo sia col maschile che col femminile. Permettete che io scelga, Serena Siri. E per me, poiché lo devo riportare quel criticum all'italiano, è difficile portare la lingua in latte. In italiano è grave, è frumento, è maschile. E allora, dovendo io scelto che se io avessi trovato dei documenti di Giovanni Lavegna, Saragolla, avrei messo le virgolette e scritto Saragolla. Ma io ho trovato sia Saragollo, sia grani Saragolli. Saragolli è il plurale maschile, e è Saragolle. E sia Saragolla. Quindi siamo uno contro uno. Ma a me interessava Barrone quando scrisse questo, quando l'ho scritto non ho mai detto. E quindi è diventato Saragollo. Tanto di guadagnato se gli altri dicono Saragolla. Perché io devo dire al nostro sindaco, noi abbiamo il nostro Saragollo, gli altri ho documentato, gli altri te invece hanno non i documenti, ma le tradizioni, sono diverse. Io non mi ascolto bene, perché io prima di tutto sono avvocato. E faccio l'avvocato un paese lì, faccio male perché dovevi fregarmi per di te. Oh. Ma non ci riesco, non ci riesco. Allora, sappiamo tutto, eh? Perché ci sono altri documenti dai quali si evince, che come è io, che sono mia moglie mi picchia. Ma non perché sono qua, tanto come ha detto. La Pevisita non c'è proprio, la Pevisita a me se ne sta andando, mia moglie non c'è. E me ne faccio. Chiedo scusa, non devo lasciare. Ma te. Grazie. Prego. Così non ci andrai, se tu vuoi c'è. Fai la parte. Io quando faccio queste cose le organizzo. È necessario un bugiere, per visita, mamma, padre. Diceva un amico mio di Torre Maggiore, che mi Don Mario per la tua, da far cacacocce, da porre dei documenti, e a star là, fino a quando tu muri. Se no non riuscirà. Va bene, ma tanto lui l'ha grado. E adesso che stavo per passare proprio alle contrade nelle quali, che devo rispondere anche a lei, nelle quali si coltiva questo grano. Professoressa, quando venirà ad intervenire l'esposizione, se veramente non risponde, perché abbiamo i documenti. Queste contrade, dal primo stato di Poggio, mi vengono in una certa maniera. Prendi la tavola. Diciamo così. E perdonate, e sarebbero
che portano il grano. Perché esistono le mezzane, esistono le frustate e esistono le divese, stanno intorno ai pesci, e le poste, dove stanno le pecore. Le portate, secondo questa carta, del Pevo di Vittorio Maggiore del 1760, sono, seconda colonna, le perole. Perole. La massa di perole. Camerata, la massa di camerata. Cisterna, la massa di cisterna. E gatto, la massa di gatto. Poi si fanno la lega, poi sapevo. Cioè, queste sono le aziende dove si produceva la cassa di volta. Però, cioè, più tipico di così. Abbiamo un altro documento che è ancora più interessante. E mo, andiamo là e cuciniamo a mangiare. Lui ha trovato la visita. Io ho fatto tre bambini di Rovia Spada. Di grani fini, orti, di Saragoro, per uso di maccheroni. E si portano a Napoli a quei maccheroni. Ed è questo il documento, ma no? Non ce ne briga niente. Praticamente c'è un documento nel quale Alessandro vende il grano duro, il salagollo, ecco qua. Ma dice agli acquirenti, io non tengo tempo da perdere con voi. Dovete andarlo a prendere in campagna dai miei coloni, usa questo termine. E numero le campagne, perché De Sandro vende vende al Regio Esercito, vende al re di grano, quanti domoni. Erano già migliaia e migliaia di quintali. Basta io sta scritto qua, non ho né la volontà né il tempo. Giuseppe Maddalena, che fu di San Cerino, che è un dottore maggiore, ha fatto già a ricominciare di San. Ecco la massa. E si è fatto il palazzo, Arbo, via Giannone, via Cavuto. A Torre Maggiore, dove c'è un salone, tanto di grano, il grano è tutto. E allora qua, le masserie. C'è una volta che tu, io ho detto, vengono da quattro. Scrivi
sta di Foggia, a chi vi sta di Lucina, a chi vi sta di Napoli e a chi lo di Mario Chiusa, sì. Oggi un po' c'è di tutto. Ma io mi dedicato a questa. Perché se tu vuoi andare a trovare, se io non te lo dico, e non te lo dirò, è come voler trovare un ago nel bagaglio. Se per caso vado a pubblicare, allora sottolineo, qua stanno scritte le cose. Pubblicheremo, anche perché Torre Maggiore merita. Dice Hegel, ha imparato Hegel e quindi ha insegnato a lui che l'umanità non vuole doni, ma l'ha detto anche Gesù, non mettete le perle davanti ai porci, perché non vi si rivoltino contro. Le pulci del Torre Maggiore non è diverso da tutti i resti. No, sono io che essendo debole, questo è frutto non del merito di Torre Maggiore, ma è della mia debolezza. Non so fare a meno. Questa è l'arica, rispondete il mio nome, mia madre. E questa è la debolezza. Perché non mi dico, ma chi se ne frega? È come tale merita. È come tale merita. A Google. Io non sono il Padre Eterno che ha detto ad Abramo, se mi trovo 50 giusti, io risparmio Sodoma e Gomorra. Dopo, quello nella ruota, se me ne trovi 20, e nella ruota, se me ne trovi 10, e nell'altro modo, domanda a lui. Io, anche se mi trovo 50 giusti, i pesci sono tutto l'anno 450 che non sono giusti. Io non ho la facoltà di discernimento, di dire che tu sei buono e la signora viene cattiva. Non ce l'ho. Allora, lo piccio tutto qua dentro. Ma sono debole. Allora diciamo che il Torre Maggiore è meno immeritevole degli altri. E chi se ne frega? Io ho quella signorina meravigliosa, bellissima, sulle spalle, che dice da un momento all'altro me ne devo andare. Non piano. Io quella parla a me, se parla a te non lo so. Io non so i preti che dice il miracolo che vedono gli altri, se io non lo vedo, per me non esiste. Ma io andate, va. Cominciamo. I colori. Anche io sanno pure i nomi dei colori. Cominciamo. Questi poveretti, ecco che tutto vuole nato. Da Vito Granta, di Casa di Vecchio, non c'è più. Seguo presso a presso, un tomolo, sono 55 kg e virgola. Questo tempo era 1,53, con la riforma del 1840 è 1,55. Comunque sono 55.000 e mezzo. Va bene? Un tomolo. Dalla scuola, tomolo 540. Me ne vicino a Torre Maggiore. Mentre quel poveretto di Casalbeccio, da Vito Cratta, a Torre Maggiore i coloni gli davano convivevano con lui di cretino qua, in Censo di Sacco. Erano magnifici. Sempre capo di sì. Dal Magnifico, Antonio Lippo e compagni, quindi i Lippi, per la masseria di Camerata, la faccio leggere. Tomoli 108. Dal Magnifico
Andrea Mobilia, che sarebbe quello che ha costruito quella bella costruzione del Colacchio, che purtroppo è diventato per gli storici di ogni stivali Ador Pumbiglio. Ma insomma, e allora dice, quella è la famiglia Pumbiglio, con andiamo avanti. E così, facciamo. La magnifica Andrea Mobili e compagni per la masseria di Pietro Piani e altro. Tomoli 252. Da questo qua ci muove un magnifico. Domenico Lipartiti e Giuseppe Marino per la masseria delle cisterne. Tomoli 288. Da Domenico Lipartiti, Giuseppe Ariano, Giuseppe Marini, Silvestro Ricci e Giuseppe Diomedes per la masseria di Radicosa, e questo mi sembra che interessa al sindaco. Ma non giudici, ma non giudici. Tomoli 108. Perché tu anche. La produttività della masseria si ricava andando a prendendo la pubblicazione di Pasquale Di Cicco relativa al tavolino, si vede l'estensione esatta di questa masseria e quindi dall'estensione, facendo la debita proporzione, noi possiamo conoscere anche la resa. La perché allora è bello quando uno dice come si misura il grado. Da Antonio Lamedica per il terraggio di Torre Vecchia, quindi pure a Torre Vecchia ci sono andati, si parlò di un paese, però non è masseria il terraggio. Terraggio. Terraggio sarebbe il canone d'affitto di qualcosa che non è masseria. Però questo qua è da 78. Da Carlo Antonio Russo e compagni del terreno della Conceria, dove comincia qua il mobile di Tusino e cresce a 2 km dove siamo luce a Torre Vecchia, a Pagliara Vecchia, a Concelaio. Tomoli 32, da Pasquale Iuso, tutti questi qua, tutti questi signori, che sono diventati due signori, erano colonne di viene. Dai Azzurri, a Palermo. Da Pasquale Iuso, dal magnifico Giuseppe Lombardi, perché Giuseppe Lombardi era notario, e compagni, per la masseria delle Perole, Tomoli 689, che in tutto compongono la suddetta quantità di tomoli 2095, quindi sono 1200 unità. Ma solo questo, scusate, poi ci sono altri che non sono dentro di me. E poi continuo. Dalla Semina, esso eccellentissimo signor Duca fa e segna nella masseria denominata di Piccorella a Pocurello, giusta l'ordine spedito di eccetera eccetera, altri 2000 tomoli e in tutto fanno
toni 4.095, quindi con questo contratto ci vengono 2.300 unità di sale per fare maccheroni. Ora penso che abbiamo finito, non abbiamo finito, ma penso che abbiamo finito. E lui mi dice che avete il diritto di essere stanchi. E se non siete stanchi voi, non sono stanchi. Esce un titolo di Raimondo che tutti gli studiosi, questa è la Ciambamicia, ecco qua mostrano la te 3181 che vende al signor Don Amico d'Amico per pubblico negoziante di Napoli per fare maccheroni. Quindi sappiamo chi c'è, dove appena non vi voglio dare più fastidio. L'ultimo documento, eccolo qua. Die octava mensis augusti, millesimo, sedicesimo, sextagesimo, ottavo, 1668, Neapoli. Ecco, questa è l'idea dell'archivista di Napoli. Costituiti in presenza nostra, eccellentissimo signor principe di San Severo, Don Raimondo De Sandro, ho qua, guardate che in tutti i documenti che io ho riportato, dice sempre De Sandro, perché qualcuno mi rompe le scatole e dice ma non si dice di sangue, chi va appresso a questi documenti, che sono documenti locali, loro non si opponevano. Che quando lui dice che tu sei di sangue, del sangue, quello dice che sono del sangue, no? Patrizio Napoletano, cavaliere dell'insigne ordine di San Gennaro e della chiave d'oro. Questo titolo non si trova nessuna parte per Raimondo. Il cavaliere della chiave d'oro era coloro che avevano la chiave d'oro, la portavano attaccata alla cintura, con la quale potevano entrare nelle stanze intime del re. Quindi Raimondo arriva, poteva entrare nelle stanze e poi caricava i posti. Niente di più. Io vi saluto, vi benedico, se vi permettete di applaudire, vi rimprovero. Perché io devo ringraziare lui della pazienza che avete avuto fino adesso, tu smetti di occuparti. Un'ora e 45. Già sta quella che hanno portato le panascrizze. Io mi raccomando, però faccio lì. Quando mai sono fatte le cose, sono buono. Ma penso di voi. Ma guarda, vi faccio la frittata con le uve di Carolina, che vi consiglio, soltanto di essere di fare il gruppo, perché non la fa tutta bene. Grazie. Allora, questo è stato un dialogo. Se voi avete bisogno di qualcosa, io 3-4 minuti se c'è bisogno di posso dire qualcosa? Noi dobbiamo estorcere la pubblicazione di questi